sì. Tanto il personaggio è bello corposo. Anche adesso, abbiamo messo a posto adesso. Ma chi gli ha detto? Qualcuno delle risorse artistiche. Cioè io. Perché sennò non gli davamo. Che facciamo? Cominciamo a fare senza perdere tempo subito? Eh? Sì, stringiamo. Sì, allora, io lascio così. Il bambino così all'amica. Ma no, ma che scherzi. Perché noi pensavamo un'ora, ha detto un'ora. Pensi che io ho pensato, io perché non porto il bambino? Sì, però tu non puoi immaginare quanta fatica mi fai fare. Quando stavate a perdere 1-0, io stavo in salotto e ho detto, cazzo, mi devo mettere qua, sì, devo fare qualcosa. Perché poi mi dovrebbe venire un altro. Non so, lei, adesso non lo so. Chiediamo a lei. Io perché impegni, cioè... Va bene. Sono un po' ristretti e giochiamo ogni 3 giorni. No, capirei, non martedì, poi c'è il derby. Anzi, poi oggi dobbiamo andare a ritiro stasera e cose. Vabbè, dai. Okay. Cominciamo immediatamente allora. Che dici? Sì. Grazie. Ok. Quella persona si chiama Dino Bernardino Grassi. Tu si spingo proprio? Sì. Lo mettiamo qua se vuole. Se lo mettiamo là. Sì, sì, sì. Casino della Madonna così. Dov'è il quell'altro cosa? Il quello di inizio. Quello. Che ira di vedo. Ah? Vieni. Sì. Adesso vediamo te. Tony. Sì. Lui è un giocatore. Giocatore di baseball. Questo è il pezzo che canta. Sì. Sì, sì. Sono, tu lo sai cosa sono i sinistri? Sì, sì, sì. È un freddo. Questo è Francesco? Questo è Francesco. So, next up for the Cosmos, Freddy Alvarado. Freddy, of course, the... Dov'è l'inizio? Scusate, l'inizio... He just embarrassed me in front of the entire tornado bill. Carino, per questo ti dico, capito che c'era bisogno di questo. Next up for the Cosmos, Freddy Alvarado. Allora, vabbè, allora, con Mike Buongiorno abbiamo fatto un minuto e mezzo così, eccetera, prima. L'idea con la mia era, no? Era forse a casa sua. He just embarrassed me in front of the entire tornado bill. Potremmo eventualmente venire in testa. So, next up for the Cosmos, Freddy Alvarado. Freddy, of course, così intanto allora, fa il doppiaggio. No, ma parla con Vito, devo dire, i tempi di Francesco e Dire sono... Loro fanno i calciatori, non fanno i calciatori. Sì, ormai, però, quella è la cosa. Ormai casa mia. No, no, io volevo dire Trigoria. Cominciano i Simpson. Io ho preso da questa cosa che ho fatto già con Mike. Nero. Si sentono due persone che parlano. Si sentono due persone che parlano. Io parlo da Homer e tu rispondi. Poi mano a mano per te avevo pensato questo, ma per questo ci voleva tempo. Che poi si allarga come lo blocco, si allarga piano piano, non vedi ancora due personaggi, vedi una palla giallorossa che passa da più e da più fino al ritiro. Poi allarga e vede me. E io ti faccio delle domande. Con l'Homer pensiero, che non so se conosci, tipo, capito? Tu adesso hai un figlio, hai detto che ne vuoi 5, e allora ti metti qua tutta la mano in bocca, e se ne sono 10 l'altra mano, dove te la metti poi? E tu mi rispondi come Francesco, se ti piace questo gioco, capito? Questo è così con Mike Buongiorno, che gli ho detto buongiorno, e lei mi ha detto buongiorno. Ci metteremo d'accordo per andare a Trigoria, abbiamo i minuti contati, credo. Partiamo col doppiaggio. Perfetto. No, Tony. Ok. Mi sembra che... signora, vedo un po' agitata, ma tranquilla, te li risolviamo tutto. È Natale. Adesso gli canta una poesia di Natale, quella che è dietro terza media a lui. Però bisogna spiegare a lui quello che... A Trigoria, che come Milanello, abbiamo anche su... E tutti insieme a Trigoria. Roma Channel. La famosa Roma Channel. Roma Channel, diretta da cosa? Hillary, ti vuoi mettere questo cappellino natalizio? Oh, io credo. Sì. Fa atmosfera, dai. Però. Un po' il cranio. Ce l'hai una penna? Tutta la serie è tornato Ligia. Questa è Ligia. Sì, sì, sì. Nel senso. Reazione.
si accendevano anche le luci, solo che non ci sono. Lui c'ha il cerchietto. Sì. Chi è il cerchietto? Tu. C'è il cerchietto. No, no. Cani, lo vuoi anche tu? No, grazie. Non c'è tempo per giocare. Poi magari lo facciamo a Trigori, visto che avete detto Trigori, lo facciamo a Trigori. Va bene, allora, il primo anello qual è? Questo? L'11? L'11. Allora, vediamo l'11, dai. Facciamogli vedere qualcosa a lui. 11, 12 e 13. Adesso tu lo senti originale, ok? Poi c'è una cuffia qua. Che lo mettiamo molto, si dice, però ciò vuol dire che l'originale tu lo senti in cuffia. Quindi quando tu lo senti, senti che parla, parli pure tu. Poi se per caso è un po' più lungo, che cioè, te lo dico io, va bene lo stesso. Cioè tu non ti fermare, perché poi in sincronizzazione lo prendono e se tu parli, lui comincia a parlare, tu parli un attimo dopo, o due attimi, tre attimi, poi loro tirano su e viene come un passino. Quindi non ti preoccupare se arrivi lungo, perché vedi che lui non parla più e tu continui a parlare. Vai, dai, un attimo che si è bruttato. Tanto siamo dentro. Tanto per non farci mancare niente. Secondo me siamo su scherzi a qua. Vero? Come si chiama il bambino? Christian. Lui seduto, no? Così? No! Quando tu fai... Oh, che bello! Guarda il pupone mio che ha fatto! Magari io ricevo una telefonata, dice, ma che sta succedendo? No, dico, c'è Lorenzo che sta vedendo a Roma, c'è Totti e così. Poi a un certo punto, quando segni, veramente fa... Ah, che cazzo, Totti, sei grande, il pupone mio! Quello! Ma così! Questo è, fai così Lorenzo. Quell'altra invece, quell'altra, vedi che sembra una personcina per bene, eccetera. Quando va allo stadio, come la spurba. I momenti. Non devo sapere tanto, non so, questo bisogna anche della rubrica, non è che non so, no, però, allora, beh, diciamo questa, mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie, a tutta quanta la serie, sì, diciamo, va adesso? Sì, prova, mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quella, quindi, tutta quanta. Tutta quanta, non lo scrivo. Sì, scrivo. Questo è lanciato. C'è la scrittura di cacca, ma insomma... No, perché ha cambiato la parola. Sì. Ci ha messo in imbarazzo davanti a quanta, davanti a tutta quanta la serie. Questa sta registrando? No, 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 adesso no. Adesso la Allora di seguito allora. Sì, 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 tutta di seguito. Okay. Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie tornato lì. Sto stronzo. Ma pensavo c'era uno di voi, mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie tornato lì. Okay. Mettiti un po' più centrale, sì, sì. Il microfono. Però ricordati, fa una cosa come quando sei incazzato. Sì, bisogna dire che. E vediamo. Che... No, vabbè, dai, non ci penso io. Dai. Sì. No, non ha bisogno della cuffia, l'ho visto. Io ti faccio così e tu attacchi. Okay.
mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Era perfetto. Come tempi eri perfetto. Come tempi eri perfetto. Sì. Sì. Facciamo un'altra. No, perché per staccare, capito? Vabbè. Non ho staccato, falla tutta. Così come l'hai fatto, andava bene per me, sì. Che vedi, le faccio vedere, tu parti. Sto stronzo, pensa. Mi ha messo in imbarazzo davanti a quanta la serie Tornado League. Ecco, questa è troppo rapida. Anche perché te sei mangiato tutto quanto. Guarda, tutto quanto è venuto. Tutto quanto. Sei barese. No, lascia stare. Davvero. Ammazza. Però è subito. Arriva diretto lui, eh. Lasciamo perdere il barista. Se io ti muovo un attimo non ti preoccupare. Ok, sì, siamo tranquilli. Siamo a Adams. Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Com'era? Meglio l'altra. Meglio l'altra? Bella. La vuoi sentire? Sì. Sentiamo un attimo. Poi stringi, Mario. Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Eh no, è più bella quest'ultima qua, però... facciamo questa una è l'altra? Questa qual è? La precedente? Non mi piace. Vuoi sentire l'ultima? No, però so che ci ha messo più roba, questa è solo letta. Facciamo un'altra. Io ti dico, no? Come fare tu ricopi a me. Cioè, sta stronza. Mi devi dire sta stronza? No! Lo devi pensare! Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League, sta stronza. Questa è, capito? Dai, con un rudimento di quello. Vai. Siamo pronti, eh? Adesso la prossima. Vai. Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Non si può strecciare, Mario? Troppo corta? Questa era carina. Proviamo a strecciarla. Proviamo a strecciarla, vuol dire che possiamo anche ad allungarla con il Pro Tools. Pro Tools. Pro Tools. Allunga. Funziona l'elastico. Questa era carina, ci ha messo un po' di grinta. Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Non cambia niente. Vabbè, è differente. E quindi si è abituato. Però ci sta bene sulla faccia. Mi ha messo in imba... Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Devi anticiparla, Mario. Sì. Vabbè, però va bene così già, no? Perché tu non vuoi che lei faccia la ballerina. Mi ha messo in imbarazzo davanti a tutta quanta la serie Tornado League. Davanti a tutti. Sì, davanti a tutti. Poi. Puoi strecciarla ancora? Allungarlo ancora? Sì. Perché se attacca giusta manca... Sì, va bene, ma dai, ma non preoccupiamoci, su. Dai. Sì, sì. Sanno anche che si chiama Francesco Dotti e non fa né l'attore né il doppiatore. Vediamo sto 12, per favore. Rapido Mario, nei cambi. So, next up for the Cosmos, Freddy Alvarado. Freddy, of course, the older brother of the famous Wolf Boy of Juarez, Mexico. Here's the pitch. And Buck Mitchell can't find the handle. Facciamola subito, dai. Che devo fare? Oh. Sì, è una via da palla. Oh. Porca madosca, sarebbe, no? Dai.
Dai, ci diamo? Oh! Bene? Vai. Momento giusto. Sì. Questo metodo mio si chiama nuovo realismo sovietico. Cioè, mi prendo di Mario, mi dici per favore pista. Ti incoglionisci? Sì. Pista 9. Qual è la prossima che dici? 4406. C'è un'altra, altri due versi. 41406? Guardiamo questi due versi e li facciamo subito, dai. Sì. Tanto è la stessa cosa. Che non riesce a prendere la palla. Your loneliness saddens me. It's okay, but better up. Take it off, but. Ricomincio. You suck! I can come! Hey, let me just take a battery. Senza dire cazzo. Mac. Come se lo dicessi, ma non lo dire. Mac. Hai capito? Ecco. Esatto. Vai, ci diamo. Bravo, te lo faccio sentire, vai. Estere fino. Vai. Seeing you two exchanging marital kisses tonight. Yes, the game you played so horribly at. Well, unfortunately, my marriage ain't so good. I never heard anything about it on the gossip shows, or the blogosphere, or in my supermarket checkout. Basta. Diciamo questa cosa. Oh, plain man. I barely recognize you without your costume on. Buonasera signora, non ho potuto fare a meno di scambiare quei baci appassionati. Yes, the game you played. Ah, devo far veloce? Sì. Buonasera signora, non ho potuto fare a meno di notarvi mentre vi scambiavate quei baci appassionati stasera. Ok. Così imbarazzato, vero? Come sei tu? Al bagno, Al bagno. Esatto, un pochettino così, sì. Ma sono imbarazzato. Vabbè, dai. Anche lui vedi qualche cazzata, dice, quindi non so solo io. Vai. Vai. E tu? Sì. Buonasera signora, non ho potuto fare a meno di notarvi mentre vi scambiavate quei baci appassionati stasera. Troppo veloce, oh. No. Va bene. No. Com'era? Non era male. Non era male, ma forse era un'altra cosa. Però era carina questa, così, quindi. Ancora un pochettino più. Mario, posso fare qualcosa? Buonasera signora, non ho potuto fare a meno di notarvi mentre vi scambiavate quei baci appassionati stasera. Lui poi dirà, purtroppo il mio matrimonio è un casino ambulante, capito? Questo lo devi sempre io? Sì, dopo però. Per adesso diciamo questo. Okay. Vai. 21 settima, back. Buonasera signora, non ho potuto fare a meno di notarvi mentre vi scambiavate quei baci appassionati stasera. Dove domani devi giocare? Bene. Buongiorno. You played so horribly, Ed. Well, unfortunately, my marriage ain't so good. Purtroppo il mio matrimonio è un casino ambulante. Facciamo questa, vai, incidiamo. 21 ottava.
things. Beh, purtroppo il mio matrimonio è un casino ambulante. Grande. Ma poi è capace di dire come la russa che il doppiaggio si fa facilmente. Un mestiere. Eh? Un mestiere. Un mestiere. Un mestiere in mano. Ok, questo va bene. 22. Facciamoglielo sentire un attimo quello sì. Che ha fatto, così lo capisce insieme a Homer, l'uomo che gioca a baseball. Ti riconosco a malapena senza la tuta addosso. Buonasera signora, non ho potuto fare a meno di notarvi mentre vi scambiavate quei baci appassionati stasera. Ah sì, sì, è quella partita dove hai giocato proprio coi piedi. Beh, purtroppo il mio matrimonio è un casino ambulante. Ah, io non ne ho mai sentito parlare nei programmi di gossip né su blog. I baci appassionati stasera. Ah sì, sì, è quella partita dove hai giocato proprio coi piedi. Beh, purtroppo il mio matrimonio è un casino ambulante. Ah, io non ne ho mai sentito parlare. Volevo sapere se voi due potevate darmi. I was wondering if you and the mister could give us some marriage counseling. No, in return, I can give you season tickets. Season tickets? They could entertain business clients. I might even land a Henderson account. Ma ferma, ferma un attimo. Volevo sapere se voi due potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio. E io posso regalarvi. Vabbè, la dico tutta. Anzi. No, è lunga. Ah, è lunga. Visto. L'abbonamento togliamo per la stagione, tanto l'abbonamento è un abbonamento. Posso regalarvi l'abbonamento e la maglia. E la maglia della squadra. In return, I can give you season tickets. L'abbonamento e la maglia della squadra. Abbiamo finito, Nick? Sì. Chiudi. O entri o esci. Why my supermarket checkout magazine? I was wondering if you and the mister could give us some marriage counseling. You know, in return, I can give you season tickets. Season tickets? I could entertain business clients. I might even land a Henderson account. Supermarket checkout magazine. I was wondering if you and the mister could give us some marriage counseling. You know, in return, I can give you season tickets. Season tickets? I could entertain... Veloce, veloce. Vai. 22 quattordicesima anche, aspetta, fe. Ecco, togli anche voi. Volevo sapere se potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio. Vai. Volevo sapere se potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio e io in cambio posso regalarvi l'abbonamento alla maglia della mia squadra. Ok, già va bene. Fanno un'altra così, tranquillo. Più veloce. Sì. Un po' più chiara la prima parte. Eh? Considera che volevo sapere, è tutta una parola, come dice, volevo sapere. Sì. Come si sei più grande, come si fosse scritto tutto. Quindicesima. Volevo sapere se potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio e io in cambio posso regalarvi l'abbonamento e la maglia della mia squadra. Ah, adesso più tranquillo. Troppo non ti preoccupare. Ah, sì. Vai. 22 sedicesima. Volevo sapere se potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio e io in cambio posso regalarvi l'abbonamento e la maglia della mia squadra. Non ti preoccupare. Com'era come intenzione?
Era palletta, però c'ha molto più tempo. No, no, ma io lo faccio partire un attimo prima dal fuoricampo, in modo che anche se è corta la sposti, capito? Dagli un po' più di intenzione. Ok. Capito? Perché sennò sembra letta. Scusate, tu pensa sempre alle cose che non devi. Scusate, sono venuto qui perché volevo sapere se potevate darmi qualche cosa. Sto stacca un po' per sbrigarmi a leggere. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, tu non stacca qui se vuoi. Vai. Però dagli più significato, capito? Vai. 22:17. Volevo sapere se potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio. E io in cambio posso regalarvi l'abbonamento e la maglia della mia squadra. Sì, certo che è lui, evidente, però consiglio maglia. Vabbè, ma mica può essere che lui è romano, eh? No, ma non si discute su questo. Maglia? Sì, consiglio, hai detto consiglio, maglia. A maglia. Vabbè, la rifaccio. Dai, rifacciamo, su consiglio, maglia. Dai. Forza Franceschino, che fra un po' ti chiamo a lavorare con me. Che fa Shakespeare. 22:18. Volevo sapere se potevate darmi qualche consiglio sul matrimonio. E io in cambio posso regalarvi l'abbonamento e la maglia della mia squadra. Bravo, bravo, bene. Gli hai dato anche l'intenzione. Dai, bravo, perfetto. Sembrava tutto distrutto. 24? Sì. Sì. Quando uno nasce senza scelta, si deve difendere per forza. Allora poi tutti in esteso, quindi da fare meglio. Nasci poi. That's what I want. Carefree intimacy with no edge of resentment. Buck Mitchell! Torna dietro per favore, quell'altra la fa dopo. Vedete, è questo che voglio, serenità con tutti i sensi, usando roselle, usando spalletto. Carefree intimacy, serenità con tutti i sensi. Buck Mitchell! Allora, aspetta un attimo, siamo riusciti a spremere un sacco di divertimento della vita matrimoniale. Penso esattamente come te. Carefree intimacy with no edge of resentment. Ok, capito. Buck, I guess we can't help you out. We'll start tomorrow. Anziché vedete questo. Giusto, io voglio, perché dice, la penso esattamente come te. Anch'io voglio serenità. Anch'io, togli tutta sta roba qua. Sono troppo lungo. That's what I want. Carefree intimacy with no edge of resentment. Buck Mitchell! Ok, proviamo a farla, dai. Buck. Anch'io voglio serenità con tutti i sensi, offrendo roselle e facendo spalletti. Vai. Anch'io voglio serenità con tutti i sensi, offrendo roselle e facendo spalletti. Una cazzata. Sì. No, vabbè. Una mezza. Ma che stava a guardare lì quando entrava lui? Guarda, qui c'è come un punto, Mi sono perso. Sì, qui sì. C'è un punto, non devi dire anch'io voglio serenità. Anch'io, cioè la penso esattamente come te. Anch'io voglio serenità con tutti i sensi, offrendo roselle e facendo spalletti. Interpreta. Vai. Vai. 24:15, Buck. Anch'io voglio serenità con tutti i sensi, offrendo roselle e facendo spalletti. Va bene, un'altra al volo. Troppo veloce. Perché lui dice, la penso esattamente come te. E tu, anch'io voglio serenità con tutti i sensi, offrendo roselle e facendo spalletti. Così metti in evidenza tutto, capito? Vai. Allora mi fermo. Tu non ridere dietro la camera. Vai. 24:16. Anch'io voglio serenità con tutti i sensi, offrendo roselle e facendo spalletti. La strecci per favore? La dobbiamo... Strecci. Vabbè, dai, c'è la possibilità di stringerlo dentro, sì. Vabbè, dai. Ok, via.
Adesso, ah, c'erano un sacco di strani allo stadio stasera. Vediamola, Mario. Vai veloce. We'll start tomorrow. Hey, Buck, it's me, the weird guy from the stadium. There were a lot of weird guys at the stadium tonight. You know, I remember you. C'erano un sacco di strani allo stadio stasera. Questa la vuoi dire più lenta, eh? Hey, Buck, mettiamo Buck, la muta, Buck, per favore. Dai. Sì. Sì, sono io. No, stando con già così. Vabbè, tu sei del mestiere, sì. Ah, c'erano un sacco di strani allo stadio stasera. Ok, va bene. Rifacciamola. Un pochettino più. Se è vero, c'era un sacco di strani sarebbe allo stadio stasera, c'era gente un po' strana. Di strani o di strani? No, di strani, diciamo. Parlava di anche romano, c'era un sacco di strani. Dici? Lo facciamo fare romanesco proprio? Una volta. Vabbè, dai. Allora come metteresti tu al posto di strani? In romanesco. Allora. Tipi strani. Dei tipi strani. Dei tipi strani. Che dici? No, ma non diresti tu. Un sacco di gente sconvoltone, no. Un sacco di gente strana, allora, un sacco di gente strana. Strana che tipi è troppo elegante. C'era un sacco di gente strana a Ostadio, lo diciamo a Ostadio. C'era un sacco di gente strana a Ostadio stasera. Dai, vai, facciamo? Questa ti viene facile. 24 di gente strana? Sì. Ah, c'era un sacco di gente strana allo stadio stasera. Più rapida, eh? Più rapida? Sì. No, io tutto. Dimmi. Era come interpretazione, eh? Era perfetta come interpretazione. Tienila, ne facciamo un'altra. Sì, perché attaccata in ritardo si può tirare su. Però falla un po' più sicura. Ah, c'era un sacco di gente strana stasera allo stadio. Stasera allo stadio. Finiamo con allo stadio. Sei pronto, Mario? Dice... Tonight, stasera, lo dice dopo. Sì, ma tanto tonight, stadio, lo dico uguale. 24-19. Anzi, stadio, perché tonight, stadio, che stasera che è aperto, tonight, vedi? Sì, ma chiudi. C'era un sacco di gente strana stasera allo stadio. Vai! Ah, c'era un sacco di gente strana stasera allo stadio. Questa è bella, questa roba, eh. Mica ci vediamo. Se serve, ne stiamo pensando. Now, let's remember, no one's right and no one's wrong. Till I say so. I think what Homer means is, why don't you tell us what each of you feels is the problem? Well, I'll let you know when we got hitched, I just assumed she'd give up her stuff. Così come è scritta ci sta. Allora, dai, guarda. Ascolta, io te la faccio, eh. Perché lui gli sta a fare intervista, capito? Sì. Adesso stanno a fare, vedi, penso che Homer in realtà intenda dire perché non ci raccontate quello che secondo voi now, è il problema. Let's remember, no one's right and no one's wrong. Till I say so. I think... Una bella prova, muto, eh? Io sono all'antica, no? E quando ci siamo sposati ho pensato che lei avrebbe rinunciato alla sua carriera per concentrarsi sul mio sogno, per diventare campione del mondo. Sì, anziché di diventare, ha detto per diventare campione del mondo, però va bene, adesso. Vedi che stai acquistando anche velocità? Ti impicci? No, vabbè, perché poi so pure che ci metto più tempo, capito? Perché non ci raccontate quello che secondo voi è il problema? Beh, io sono all'antica, no? E quando ci siamo sposati io ho pensato che lei avrebbe rinunciato alla sua carriera per concentrarsi sul mio sogno, per diventare campione del mondo. Mitico, mi pare che...
carina, no? Abbiamo più tempo, come ti fa sentire questo? Certo, è arrivato l'appuntamento del No, 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 stai qua, centrale tu. Poi lui la fa dopo, capito? Una alla volta. Cosa? Il 27. Il 27. Te lo metto qua, così tu leggi qua diretta e c'è la voce che non batte sul giro. How does that make you feel? Ci posso credere, voi gli state dai consigli a lei. No, essere no, se guardi. Ma posso vedere un attimo? Oh. Sì, sì, here's something the book's previous owner underlined. Be honest with your partner about what you feel. È un po' incazzatella. How does that make you feel? Shut up, I'm 10 o'clock here. Homer, please. I don't want to waste any more time in a mismatched marriage. Try to find criticisms of your spouse. Non voglio perdere. Shake his old lady Non voglio perdere più tempo con un matrimonio mal assortito. Interesting. Vai. La mettiamo muta? La mettiamo muta? La vuoi muta? Va. No, proviamo a fare, dai. Cioè, facciamo una bella prova e poi incidiamo, dai. Ah, registriamo subito, sì, se sì, viene sì, bene, sì. La teniamo, se no. Noi rubiamo ogni tanto, infatti la registriamo. Ah, lasciate un po' più tranquillo. Dire, No. Cerca di non stare come tu, la rete sul appunto. Se no, io non sono attrice. Beh, vabbè, no, dopo proprio. Perché lui, che capito, si stravaglia. La ballerina? No, neanche. Dai, vabbè, dai. 27 e quarta, Tabita. Non voglio perdere più tempo con un matrimonio mal assortito. La tiri su, perché è attaccato molto in ritardo. Infatti, tu dammi, perché io non ho visto lei. Sì, stavo la botta tua. Te lo dà, okay. Ma non ti preoccupare, adesso guarda, la tiro no, su. No, quella la sistema. Sì, dimmi. C'è la reazione di loro due quando lui dice zitto, stanno perdendo un po' di tempo. 27 quinta. Non voglio perdere più tempo con un matrimonio mal assortito. Questa è bella. Perfetto! Ha proprio la faccia, non è? Perfetto. Adesso si tira un po' su. Tanto poi c'è lui adesso. Sì. Vai, ora dove si deve? Ah, dopo ce li sto io? Vediamo un attimo. Vabbè, io sto qua fuori la porta, Sì. Io sto qua fuori la porta. Ma tanto c'è Tabita, c'è dopo, Vabbè, dai, c'è non pure. Importa. C'è... Ah, c'è pure. Che ha fatto lei? Per piacere. In criticisms of your spouse in a positive way. Well, I'm positively sick of her shaking her lady parts of the whole world of eyeball. Interesting. Dai, vai, facciamo. 27 e sesta, Buck. Sono rotto il calzino. Non mi piace che le sue parti femminili vadano in giro per tutti gli schermi. Vabbè, è un pochettino un po' rapido, no? E poi... Un pochino più arrabbiato? Sì. Ti avete più arrabbiato? Sì. Gli ho detto. Mi sono rotto il calzino, visto che lui fa anche le mani lì per dire no, le sue parti femminili, capito? Mi sono rotto il calzino, non mi piace più che le sue parti femminili vadano in giro per tutti gli schermi. Ho detto, io sono una all'antica. 27 sesta, settima, Buck. Mi sono rotto il calzino. Non mi piace che le sue parti femminili vadano in giro per tutti gli schermi. Tirala giù, che è partito parecchio in anticipo. Com'era come interpretazione? Era carina. Ok, allora tirala giù. Buongiorno, buonanome, buongiorno Restivo, buongiorno chi altro?
Buongiorno Restivo. Buongiorno. Mi sono rotto il cazzino. Non mi piace che le sue parti femminili vadano in giro per carina. Tutti gli schermi. Vabbè, te lo stai proprio a sentire proprio... È la L, dai, ma che cazzo, disse la Marchesa. Vabbè, facciamo tapita? Buck, you've got a beautiful woman with a hot body that any man would fantasize about, even while making love to his own Marge. Thank you, Homer. Maybe we should stop here. Good idea, honey. Buck, would you mind signing a couple of baseballs for my boy? Che lui dice, hai visto? Buck, ti dispiace firmare un paio di palle per mio figlio? Ci diamo? Tutti e due, forza! Io aspetto la... Sì, ti do la botta. Sì, vabbè, te la dai una botta. 28:15, Tabitha Buck. Tu quando dici... Aspetta un attimo, quando dici... Ah sì, certo, prima pensaci. Sì, certo. Oh, grazie, Homer. Ah, sì, certo. Sì, un po' prima. Facciamole tutte e due. Oh, grazie, Homer. Fino in fondo, che Homer l'hai un po'... è tenuto basso, sì, invece fatto. Proprio okay. Portaglielo a lui, vai. 28:16. Oh, grazie, Homer. Ah, sì, certo. Bene. Fatelo vedere tutti e due insieme, così... Ti sei dormito? Sì, sì. No, 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 no. Bravissimo. No, ma guarda... Buck, tu hai una donna strafica con un corpo ballerino sul quale ogni uomo farebbe... Lui gli ha detto... Buck, ti dispiace firmare un paio di palle per mio figlio? Sì, certo. Guarda che fa Homer. Dai, vai, faglielo sentire, per favore. Buck, tu hai una donna strafica con un corpo ballerino sul quale ogni uomo farebbe delle fantasiucce eroticuzze mentre fa l'amore con la propria Marge. Oh, grazie, Homer. Forse dovremmo fermarci qui. Ottima idea, tesoro. Buck, ti dispiace firmare un paio di palle per mio figlio? Ah, sì, certo. Metti il tuo nome sopra quello del presidente Lincoln. I nostri genitori facciano consulenze Come si chiamava quel film? I Fantozzi. Lei è la prima moglie di Fantozzi. Quella scelsissima. Mamma mia. Esatto. Vabbè, carino, no? Hai visto quello? Tony, guarda quelle reazioni alla fine del 26, per piacere, prima di andare avanti. Concentrarsi sul mio sogno per diventare campione del mondo. Mitico, mi pare che abbiamo centrato il problema. Purtroppo non abbiamo più tempo. Come ti fa sentire questo? Certo, è arrivato l'appuntamento delle 10. Allora tu fai... capito qui, hai visto dove apre la bocca? Fammi rivedere. Tutte e due. Purtroppo non abbiamo più tempo. Come ti fa sentire questo? Certo, è arrivato l'appuntamento del 10. Ok? Dai. Fai tutte e due, sì. Come per parlare? Tutte e due. Dai, sempre nella stessa posizione, Francesco. Ecco. Non andava a tempo, è saluto. Ce ne due, lo porta con tutto l'avezzo. Sì, faccio vedere. Un po' di più, un po' di più. Come se stesse per parlare. Ma come sa, guarda io. No, te lo faccio io. Così, proprio così forte come l'ho fatta io. No, andava bene. Era carina. Era che partì prima. Si può togliere quello che ha detto Francesco? Lo sento, aspetta. Oh! Oh, mia... Ah, non
No, aspetta, se no, no, hanno registrato, tanto stanno cercando di togliere quello che hai detto. Togliere l'ascoltatura finale. Tu hai sporcato. Dagli la This house is spectacular. You must have had a great view of the riots. I stole a rack of coke. I sold one a year to pay for Christmas. Right. You may... Se non viene così lunga la risata va bene uguale. No, la devi fare uguale. No, dai. È così, vedi? Lo fai uguale. Cosa cambia? Tuttavia, questo che fai quello di affrontare. I stole a rag of fur coat. I sold one a year to pay for Christmas. Mi fai ridere, Homer. Why? Because I'm fat. Ok. Già fatto? Registrato? No, era solo. Ah, è vero, muto. Ah, hai visto? Perfetto, hai visto? Hai visto? Butta via il fiato così, così viene naturale la risata. Io te do la porta. Faccio scusa io. Va tranquillo, insomma. Io te do una porta. Dai, l'ha fatta bene, almeno così. Ventuno-quattordicesima, Tabita. Poi dice che sono matto io. Puoi fare pure l'attrice, te, la doppiatrice, mi dice, era carina, mi fai tanto ridere, è proprio nel personaggio. Molto bene. Tu eri venuto qua dicendo che palle, quindi non lo devo fare. No. Devo presentare l'assegnazione del premio, non avete tutti i totti. Va benissimo, dilla senza perdere tempo dopo là. Uccidiamo, sì. Ah. Vai. Ti preoccupare se faccio così, 32-14, Tabita. Ah, devo presentare l'assegnazione del premio, non avete tutti i toni. Troppo... Tu vai tranquillo. Tu stai ferma così, davanti al microfono, viene fuori una voce fessa. Se io per un attimo ti muovo, è come nella vita. Cioè se tu per esempio, se quello sta facendo così. No, ok, non capivo perché mi facevi così, prima. Pensavo che era troppo lenta, troppo veloce. No, io ti muovo un po', perché così la voce si modifica, sì, come non è una voce fessa davanti al microfono. Ok. Ah, devo presentare l'assegnazione del premio, non avete tutti i totti, ti viene in quel momento in mente. Okay. Non la chiudere, sì. Non la chiudere, cioè non fare. Devo presentare l'assegnazione del premio, non avete tutti i totti. E chiudi. Invece tu fai. Ah, a proposito, devo andare a comprare un chilo di formaggio. Non è che fai un chilo di formaggio nella vita, te lo chiudi, no? Dici, ah, aspetta, mi sono dimenticato il formaggio. Quindi la stessa cosa. Oh, devo... Vista lui, basta. Qui vedete, tutte e due fate, oh, e il bacio c'è, vero? Sì, sì, quella è musica effetta, risate e baci. Ma l'ho, però, l'ho, bisogna farlo. Non lo so, mi ha scritto... And I'm receiving. Hey, we can wait for our limos together. Or take the same limo. Ooh. Allora, prima però tu Francesco devi dire e io lo ricevo. Ehi, possiamo aspettare le limousine? E io lo ricevo. Ehi, a proposito, possiamo aspettare le limousine insieme? Vai. E io lo ricevo. Ehi, possiamo aspettare le musine insieme? Tutto più rapido. Più rapido, sì. Togli lei. 32-19, va. Com'era? Beh, sei un po' mangiata. Ciao. Sei fidanzato da poco. Giusto. Ecco, allora. Ecco, allora. Ecco, allora. Senti, dimmi. No, non c'è, non ti preoccupare.